Per la finale di Coppa Italia d'Eccellenza Marche si affrontano al Della Vittoria Tolentino e Fabriano Cerreto, le due attuali prime della classe del campionato. Mister Mosconi intende sfruttare il fattore campo e su un terreno di gioco reso insidioso dalla pioggia schiera un 4-4-2 con Christopher Rossi in porta, Tartavini, Della Spoletina, Borghetti e Ruggeri da destra a sinistra nella linea di difesa, Mastro Monaco appena arrivato a destra e Cicconetti a sinistra con Strano e Tortelli in mezzo al campo, Minnozzi e Terriaca duo offensivo. Il Fabriano Cerreto, con dei colori che potrebbero ingannare un occhio non attento, tanto sono simili alla maglia cremisi, si dispone con Berrettoni, Vigilardi e Cenerini a difesa della porta di Emanuele Rossi, Morazzini e Bartolini larghi sulle fasce, Borgese e Bartoli regia e Giuliacci, Baldini, Montecchia tridente d'attacco. Arbitra l'incontro Eremitaggio di Ancona. Parte meglio la formazione di Tasso, che ci prova con Bartolini dopo due minuti, ma il suo tiro centrale è facile per Rossi. All'11° Montecchia fa la sponda per il destro di Baldini, che non trova la porta. Il Tolentino contiene senza soffrire troppo la pressione del Fabriano Cerreto, che riesce a farsi ancora vivo dalle parti di Christopher Rossi al 20° con colpo di testa di Giuliacci che finisce al lato. La squadra di Mosconi è accorta e prova ad affacciarsi in avanti a metà tempo, ma dopo aver concluso una manovra insistita senza concretizzare, al 23° Tartavini scarica da fuori un destro a filo d'erba che Rossi in tuffo deve disinnescare in angolo. Sul successivo corner la deviazione sotto misura di Borghetti finisce proprio tra le braccia del portiere ospite. Il Tolentino prende coraggio, chiude gli spazi e si rende di nuovo pericoloso. Subito dopo la mezz'ora Minnozzi trova il modo di liberare il destro, ma Rossi è attento. Il Fabriano Cerreto manovra in maniera sterile, mentre il Tolentino è sempre ficcante, anche se spesso con soluzioni dalla distanza. Strano, al 39° costringe Rossi a parare in due tempi. Mentre tutti sembrano pronti per il riposo, Minnozzi, su punizione da lontanissimo, scuote il Della Vittoria indirizzando la sfera verso l'incrocio. Rossi vola e manda in angolo, ma non può nulla sugli sviluppi del seguente tiro dalla bandierina, quando arriva prima di tutti sul pallone Tortelli, che devia al volo e manda alle sue spalle per l'1-0. Al rientro in campo dopo l'intervallo, Mister Tasso manda in campo Borghi per Bartolini e poco dopo Galli e Marucci li rilevano, Giuliacci e Berrettoni, ma il Tolentino non lascia varchi e continua a ripartire con efficacia. Al 53° Mastro Monaco, ben servito da Minnozzi dopo un'azione personale sulla sinistra, calcia di destro e sfiora la traversa. Terriaca due minuti più tardi ci prova col sinistro ai 25 metri e manda al lato di un soffio. Le prova tutte Mister Tasso, ma la mossa che chiude il match la trova Mosconi, che manda in campo Bultratà per uno stremato Minnozzi al 75° ed un minuto più tardi il numero 18 conquista la punizione che Cicconetti trasforma nella seconda rete cremisi con una traiettoria velenosa che schizza sull'erba e sorprende Emanuele Rossi finendo in rete per il 2-0, che permette al Tolentino di conquistare la Coppa contenendo senza affanni gli ultimi sforzi di un Fabriano Cerreto che prova a non arrendersi, ma non riesce più a rendersi pericoloso.